Arrestato a Rimini dalla squadra mobile un 45enne napoletano nella sua automobile portava oltre un chilogrammo di eroina. Il giudice di pace di Nova Fientre viene trasferito a Pesaro, i sette comuni dell'Alta Valle si mobilitano, perché non a Rimini, dicono. E poi l'arte da Vermeera Kandinsky, la grande pittura pro da Castel Sismondo, vi mostravi in anteprima autentici capolavori. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. Questi, dunque, i titoli. In apertura, la cronaca perché la squadra mobile di Rimini ha arrestato un pluripregiudicato napoletano di 45 anni, torre Si chiama Ciro Gemignani già affiliato alla Cosca Camorristica Limelli Vangone dopo averlo trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di eroina per un valore di circa 40.000 euro, ma che ne avrebbe resi almeno 320.000 sul mercato. Per gli inquirenti l'uomo faceva il corriere tra la Campania e la riviera romagnola trasportando ingenti quantitativi di droga. Cemignani, che ha già scontato del carcere ed è stato in passato condannato per associazione a delinquenza, di stampo camoristico, omicidio, traffico di sostanze, armi, estorsioni e ricettazioni, nonché evasione, dunque un pluripregiudicato. E adesso parliamo, l'avete visto nei nostri titoli, della giudice di pace. Di Nova Feltria, nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi a livello nazionale, viene, viene chiuso e trasferito a Pesaro. Però... In Alta Valle si chiedono perché non a Rimini, già che i sette comuni da oltre due anni fanno parte della provincia emiliano-romagnola. Stamane, in tribunale a Rimini c'è stata una conferenza stampa, vi raccontiamo com'è andata. Salta l'ufficio del giudice di pace di Nova Feltre e viene accorpato al Tribunale di Pesaro, al quale è destinato il personale amministrativo. È la conseguenza dell'approvazione della legge delega 14 settembre 2011, numero 148, in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Uno strappo necessario per recuperare risorse economiche ma inconcepibile nella sostanza. Nova Feltre, che insieme agli altri sei comuni valigiani, fa parte da oltre due anni del territorio riminese, andrebbe infatti aggregato al palazzo di Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Queste popolazioni che per tutto, per la sanità, per la scuola e quant'altro, fanno parte del territorio della provincia di Rimini poi per le questioni eh, giudiziarie, separazioni e quant'altro debbano rivolgersi al tribunale di Pesaro. Allora, eh, va completato l'iter di annessione, che penso che abbia una sua ragionevolezza e quindi sia qualcosa di ineludibile, e bisogna che i tempi coincidano, bisogna quindi fare in modo che, passino questi comuni anche al circondario del Tribunale di Rimini per tempo. Disappunto nei riguardi della situazione che si sta creando anche da parte dell'assessore provinciale riminese Stefania Sabba. Siamo in questo momento in una situazione in cui eh, si rischia di eh, gestire la riorganizzazione eh, degli uffici giudiziari sul territorio ancora prima di gestire il circondario del Tribunale. Cioè, quindi, eh, questo significa che eh, lo schema di decreto legislativo che prevede appunto la riorganizzazione, quindi nella, nello specifico la soppressione del, dell'ufficio del giudice di pace di Nuova Feltria, avvenga eh, sulla carta, eh, quindi esaminando una situazione che non corrisponde a quella che è poi la, la realtà. Quindi... La sollecitazione che viene ovviamente dal Presidente del Tribunale è quella di dare all'attività del, del governo centrale la giusta cronologia, insomma, quindi le cose devono essere fatte nel giusto ordine. Torniamo ad occuparci di cronaca e lo facciamo relativamente al naufragio della costa Concordia, eh, la nave che si è incagliata all'isola del Giglio, davanti all'isola del Giglio, ebbene marito, moglie, due bambini, ci sono anche diversi romagnoli e marchigiani eh, coinvolti, eh, due forlie, alcuni forlivesi tra i naufraghi scampati alla tragedia, eh, la scorsa notte la famiglia ha contattato telefonicamente, la famiglia forlivese ha fatto sapere che stanno tutti bene nonostante le ore di angoscia e paura. Che hanno contraddistinto quei drammatici momenti. Quattro, parlo dei forlivesi, sarebbero dovuti eh, rientrare oggi a Savona, nello stesso porto dal quale erano partiti sabato scorso per la crociera sul Mediterraneo. E tra l'altro eh, c'è anche una testimonianza: ho aiutato quattro disabili, tra cui. Eh, mia nonna a prendere posto sulla scialupa di salvataggio, raccontarlo Omar Brolli, uno studente di Misano Adriatico eh, tra i naufraghi, eh, naufraghi della eh, costa Concordia, giunto nel pomeriggio a Savona, sono stati momenti drammatici, dice Brolli, ci dicevano di stare fermi, invece i dipendenti già indossavano i giubbotti di in salvataggio, informazioni lacunose, poca assistenza, alla fine ognuno, dice Brolli, ha agito come ha potuto con altri, ho aiutato, racconta, a prendere posto sulla scialupa di salvataggio. Salvataggio: quattro persone che non erano in grado di muoversi. Una era mia nonna, terrorizzata. E tra le persone coinvolte anche due pesaresi: eh, si tratta di un uomo e di una donna, entrambi trentenni. Il ragazzo originario di Cagli era a capo dell'animazione Terra di Costa, si è messo in contatto con la famiglia, ma ora non riesce a parlare perché non ha il eh, telefono. La ragazza invece è pesarese: tanta paura per loro, hanno perso i loro effetti personali, ma. Si raccontano almeno al telefono, sono sani e salvi, questo naturalmente è ciò che conta. Adesso cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo di eh, turismo e di spiagge, parliamo dei canoni demaniali, la proposta dei quattro anni eh, di concessione evidentemente non eh, soddisfa gli albergatori, ma anche i politici, neppure i politici eh, romagnoli, ne abbiamo parlato con il consigliere eh, di Palazzo eh, Garampi, eh, Alberto Astolfi, sentiamo. Secondo lei quali sono i rischi per quanto riguarda le concessioni demaniali limitate a quattro anni in questo caso? Ma i rischi, a mio avviso, sono molti. Prima di tutto, che ci possa arrivare dell'infiltrazione. Eh, malavitose, bisogna essere molto chiari su questa cosa, ma oltre che questi rischi credo che non sia giusto podestare diciamo, quelle persone che già hanno fatto grande Rimini con la nostra Riviera, i primi che sono stati i pionieri quando era tutta una duna e che nessuno credeva nel turismo, ecco questi con i loro impegni, con i loro sacrifici hanno fatto sì perché Rimini fosse eh, eh, grandiosa poi non dimentichiamo che la cordialità, l'ospitalità di questi imprenditori del turismo, in questo caso i bagnini, ma tutti i riminesi, è quello che praticamente è stata la torta sulla ciliegina per eh, far conoscere i Rimini nel mondo. E allora dove intervenire? ma io ritengo che ad esempio sui canoni demagnali sia importante intervenire non tanto nei confronti dei bagnini che per motivo di spazio faccio fatica a intervenire perché bisogna spiegare molte cose perché ci sono dei bagnini ancora che mettono 20-30 ombrelloni e altri invece molti di più che lì bisognerebbe andare a graduare il canone ma in particolare il canone va rivisto ai bar ristoranti in spiaggia 150 metri quadrati pagano 338 euro all'anno, beh se poi consideriamo che a 50 metri un bar che paga il canone de Magnalo meglio che il pubblico al comune di 50 metri paga 6, 7, 8 mila euro se poi faccio l'esempio al CAR centro agroalimentare un box di 170 metri pagano 30 mila euro beh va equilibrato un attimino queste cose bisogna dare a tutti le stesse opportunità poiché abbiamo bisogno di risorse se trasformiamo in Italia quello che dico io che succede qui a Rimini alla fine recuperiamo miliardi sì miliardi che dallo Stato di conseguenza che vanno dovrebbero andare ai comuni. E a proposito di questa notizia, un lancio, un lancio d'agenzia. Si parla di concessioni di spiagge. Il governo starebbe eh, lavorando ad un'ipotesi di durata di 4 anni più 4 per le concessioni dei demaniali della spiaggia, dunque di 8 anni. La notizia sul eh, lavoro che sarebbe stato intrapreso dal ministero degli, del turismo è stata rivelata dall'agenzia dire in giornate. Adesso invece andiamo, andiamo ad occuparci di pensioni, ma lo facciamo perché i pensionati sono particolarmente preoccupati da un conto corrente che dovrebbero aprire in banca per ritirare la loro pensione. Sentiamo. Parliamo delle situazioni dei pensionati che oggi stanno attraversando e, soprattutto, parliamo di questo conto corrente che dovranno aprire in virtù dei famosi mille euro che non si possono più utilizzare. Difficoltà e problemi che si potrebbero creare aprendo questo conto corrente e come eventualmente lo possono gestire? Beh, intanto eh, direi che eh, problemi particolari eh, non ce n'è se non quelli eh, di un leggero costo che dovranno subire, come hanno già subito, si può dire, la stragrande maggioranza dei pensionati che hanno. Già ha già aperto un conto corrente perché stiamo parlando di 450-500 mila persone in un mondo di 13-14 milioni di pensionati, quindi voglio dire: il problema è ridotto in questi termini. Però dov'è che eh, fa un po' male? almeno dal mio punto di vista, l'obbligo prima cosa che mi ha subito un po' dato fastidio. L'altro è il fatto che eh, stiamo parlando a persone che se fino a questo momento non avevano mai aperto sentito l'esigenza di aprire un conto corrente e perché la loro pensione è attorno ai 1000 euro, poco più perché in effetti adesso con la tracciabilità ai 1000 euro di contante eh, noi eh, appunto stiamo eh, mettendo anche eh, con una qualche difficoltà queste persone di Fronte a un problema, io invito le persone a cercare di vedere in questo il lato positivo. Se questo deve servire veramente a far girare meno contante e a ridurre e a tagliare un pochino di unghie a coloro che fino a questo momento non hanno mai pagato le tasse, ben venga anche questo tipo di passaggio. Io l'avrei letta e l'avrei presa da un'altra parte, sinceramente, come sindacato di pensionati. Non vedevo questo come elemento tangibile, urgente, immediato. Quale può essere un consiglio? Di informarsi con molta attenzione dei costi ed è un nostro diritto saperlo prima. Ancora la cronaca perché il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha convalidato oggi l'arresto e la misura cautelare del carcere per Simone Maraldi. 41 anni, il Cesenata è accusato di aver piazzato mercoledì scorso una bomba sotto l'automobile dell'avvocato Emanuele Andreucci davanti al suo studio legale in via Turchi. Alla polizia sono bastate alcune ore la testimonianza della vittima per arrivare al suo fermo per i reati di detenzione e uso di esplosivo, minacce e di danneggiamento. Adesso. Eh, rimaniamo in qualche maniera a Cesena, ma lo facciamo naturalmente con eh, la scuola. Parliamo dell'istituto agrario. Oggi, eh, sui banchi, si è discusso di eh, produzione. Per noi c'era Gianluigi Lucarelli. Si è concluso il percorso didattico che ha visto impegnati gli studenti delle classi quinte dell'Istituto Agrario di Cesena nel progetto Produzione Animali e Agroindustrie. Infatti i ragazzi hanno potuto vedere da vicino tutta la filiera della carne, dall'allevamento dell'animale, in questo caso un suino, alla lavorazione della stessa. E grazie anche alla collaborazione del servizio veterinario dell'USL di Cesena, capire con gli esperti la qualità del prodotto. A conclusione del percorso, il saggio finale, che ha visto i ragazzi impegnati in cucina nella preparazione di alcuni piatti. Un progetto importante, come ha spiegato il preside dell'Istituto Cesenate, Gianferruccio Brambilla, che dà la possibilità ai ragazzi di formarsi in modo completo ed essere preparati un domani a rapportarsi con le imprese del settore agroalimentare del territorio ed avere così possibilità concrete per entrare nel mondo del lavoro. L'inserimento nel mondo del lavoro: eh, i nostri ospiti sono principalmente le aziende che durante il periodo estivo ospitano gli alunni, non solo quelli del modulo zootecnico, per eh, periodi di tirocinio lavorativo, che è un'esperienza veramente molto importante che, mette in, eh, che fa toccare con mano ai nostri alunni l'ambiente di lavoro e li aiuta anche a orientarsi per il loro futuro. E oltre a questo c'è anche la possibilità di conoscere gli operatori del territorio che un domani sono anche eh, datori di lavoro per i nostri ragazzi. La Romagna è per eccellenza un distretto agroalimentare eh, di dimensioni nazionali ed europee. Qui abbiamo tutte le filiere principali, ma queste filiere mh, sono sviluppate, sono competitive e stanno crescendo in Italia e in Europa perché dietro ci sono delle persone, inevitabilmente. Non è il singolo prodotto o lo statuto di un'impresa che fa rendere la competitività. Quindi ci sono delle persone preparate e questo è un polo d'eccellenza. E' una notizia giunta proprio in questi minuti in redazione prima di separarci per la pubblicità, un grave incidente, un incidente della strada oggi a Rimini nei pressi di Viale Principe Amedeo, si tratta di un ragazzino 14 anni che è stato eh, travolto da un'automobile nei pressi della chiesa proprio di Viale Principe Amedeo, il ragazzino soccorso dal 118 è stato eh, trasportato in ospedale all'infermi in eh, condizioni giudicate piuttosto serie dai sanitari, non si sa nulla al momento delle sue condizioni, Condizioni sicuramente eh, si tratta però di condizioni particolarmente gravi, ferita lievemente nel, nell'incidente anche un'altra persona che si trovava proprio sul luogo dello scontro. E adesso ci separiamo per un attimo di pubblicità, torniamo tra poco, rimanete con noi. E ancora la cronaca, due pakistani sono stati arrestati ieri dai carabinieri a Massa Lombarda. Siamo in ravennate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di droga nella fattispecie. Durante l'irruzione in casa dei due, con i cani militari, hanno trovato in cantina 8 kg di stupefacenti, 2 di hashish nascosti in buste del caffè, 6 di marijuana e 27 g di cocaina nel cielo. per gli arrestati, si tratta di un 42enne con precedenti di polizia per truffa e un trentenne incensurato. C'è anche l'accusa di Abusiva di armi perché in casa sono stati sequestrati anche 8 proiettili calibro 22, oltre 2.000 euro in contanti. E adesso andiamo invece in, andiamo a Castelsismondo, parliamo di arte perché l'eccellenza, lo vedete alle mie spalle, a pro da Castelsismondo si tratta della mostra a partire dal prossimo 21 gennaio da Vermeer a Kandinsky. Oggi è stata presentata la stampa e vi mostriamo in anteprima i capolavori che si trovano all'interno. La Vermeera Kandinsky a Castel Sismondo un allestimento ormai pronto nel possente fortilizio riminese per quella che si presenta come una delle mostre più attese che aprirà i battenti il 21 gennaio per chiuderli il 3 giugno. Si tratta di una vasta selezione della pittura veneta del 500 con i capolavori di Tiziano Veronese, Lotto, Tintoretto unitamente alla pittura in Italia nel 600 con opere che documentano il classicismo di Annibale Carracci e le declinazioni personali di Guercino, Mattia Preti Guido Reni, Luca Giordano del Cairo La mostra l'avevo costruita come una selezione per scuole nazionali, quindi si sarebbe partiti con la pittura italiana del 500, poi del 600 e via di questo passo per arrivare poi alla parte impressionista e al 900. Invece, adesso non è più così. Eh, credo che i visitatori che saranno qui in Castel Sismondo a Rimini avranno sicuramente l'opportunità di percepire molto bene questi collegamenti che sono a volte sotto traccia, a volte magari più evidenti nell'ambito della strada dell'arte, ma sarà una bella avventura per tutti, veramente. Eh, so, sono momenti difficili per tutti, quindi tutti cercano di, così, di essere molto prudenti, e, però insomma, noi cerchiamo invece di fare sempre al meglio il nostro lavoro abbiamo portato un sacco di quadri meravigliosi, abbiamo comunque speso come linea d'ombra tanti soldi su questa mostra ci crediamo e insomma, io sono convinto che alla fine le cose andranno veramente bene. Bene, dall'arte alla musica, il passo evidentemente è breve. Vi mostriamo una debuttante, ovvero Rosa Palmieri, una ragazza santarcangiolese che si affaccia al mondo delle sette note, lo fa grazie anche a collaborazioni particolarmente importanti a partire da Gigi D'Alessio, è stata ascoltata, sentita per noi dal collega Paolo Teti, sentiamo Martedì 24 gennaio sarà in distribuzione in tutta Italia il nuovo lavoro discografico della cantante santarcangiolese Rosa Palmieri. Il CD dal titolo A modo mio è distribuito dalla EMI Music Italy. Assieme alla cantante santarcangiolese hanno lavorato artisti dal calibro di Gigi Dalessio, Enzo Rossi, Vincenzo e Luigi D'Agostino. Quali le emozioni che hai provato nel lavorare con questi personaggi? È stata un'emozione fantastica, da ripetere sicuramente perché sono sempre in contatto con loro. Li ringrazio di tutto il lavoro che è stato fatto con me. È stato bellissimo. Un bacio a tutti loro che hanno collaborato per questo mio progetto. Dove prevale l'amore? Perché questo tipo di scelta musicale? Perché siamo in Italia e molti cantanti cantano canzoni inglesi, a volte. Chi non sa l'inglese non capisce il messaggio che vuole dare, quindi io lo faccio in italiano così capiamo tutti e vi lascio un bel messaggio in ogni mia canzone. Perché acquistare il tuo CD a modo mio? Perché potrete ascoltare sicuramente dei buoni pezzi, essendo state scritte da... Autori bravissimi e poi mi farebbe piacere che ascolterete i miei pezzi e vi potrete anche rappresentare in quello che è stato scritto perché parlano d'amore, quindi l'adolescenza, il matrimonio, alcune cose d'amore che capitano tutti i giorni. Vi potete ritrovare nelle mie canzoni. Cos'è per te la musica? Amo la musica, sì, perché è un punto di ritrovo per me stessa. A chi dedichi questa ultima tua fatica discografica? Sicuramente ai miei genitori che hanno tanta pazienza, mi sostengono sempre, ri li ringrazio ogni giorno, ho dei genitori fantastici e molte persone non hanno la fortuna che ho io, quindi va a loro. Questa era Rosa Palmire, Adesso lo sport, il calcio. Intanto uno sguardo alla Serie B a livello Emiliano Romagnolo perché è finita con un rocambolesco 3-3. Modena-Regina con i calabresi che hanno segnato il pareggio al quarto minuto di recupero con D'Alessandro e la squadra di casa in nove per le espulsioni di Perle. signori Emiliano in vantaggio con un autogol al sesto minuto. Risposta al tredicesimo minuto con Nicolas Viola. Nella ripresa calabresi avanti con Ceravolo. Su rigore, poi stanco firma il 2-2, Carini va sul 3-2. E, e appunto poi il 3-3 al quarto minuto di recupero. Sguardo anche al Sassuolo. Perché eh, la squadra emiliana ieri vittoriosa con la nocerina per 1-0. Momentaneamente prima viene di nuovo superata dal Torino oggi che ha battuto 2-1 l'Ascoli, Nero Verdi secondi aspettando Verona, e Pes Verona Pescara la partita. Sguardo anche alla Lega Pro seconda divisione perché eh, domani si torna in campo con una giornata, la ventunesima particolarmente importante importante, Quella che vedrà impegnato il Rimini sul terreno amico contro il Borgo Abugiano, poi invece le trasferte della Sant'Arcangiolese ad Alessandria, invece nel San Marino a Mantova in casa giocherà anche il Bellare contro la Valenziana e noi a partire dalle 14:15 torneremo con, a tutto calcio per raccontarvi lo sport e il calcio. Emiliano Romagnolo finale 17, collegamenti in diretta. Dal neri con i protagonisti della partita tra la formazione di D'Angelo e il Borgo Abugiano. E adesso invece dal calcio ci trasferiamo al podismo perché è una fine di stagione, questa dedicata alle premiazioni, ce la racconta nel servizio il collega Luciano Drachi. A Rimini dove con gli organizzatori Roberto Pezzi, Agostino Paganelli e Luigi Gignoli sono saliti sul palco le società della classifica a punteggio vinta dal Montecchio 2000 per il maggior numero di partecipanti dove ha prevalso l'Arcus di Rimini. Quindi tutti gli atleti che si sono distinti nel corso del 2011. Atleti di tutte le categorie, comprese quelle giovanili che hanno dato vita al campionato delle migliori giovani promesse e le gare di questo calendario si estendono anche ad entrambi i calendari, il mare Verde Monte e il calendario podistico romagnolo, che a sua volta terrà la propria festa di premiazione domenica prossima al ristorante Dancing Rio Grande di Bellaria Igea Marina. E qui la serata con Aldo Canini e Pierluigi Grossi in cabina di regia sarà ancora più densa. Perché è vero che dalle premiazioni saranno esclusi i bambini, visto che loro sono già stati omaggiati domenica scorsa, ma in più ci sarà la cena e il gran ballo finale. Sicuramente due bei momenti festosi che uniscono in un ideale abbraccio i due calendari del riminese e della bassa Romagna, che chiudono così il 2011 guardando con fiducia l'anno appena nato. In chiusura ricordo ai comitati turistici, alle proloco, agli organizzatori di feste ed eventi sulla riviera che la nostra televisione Rimini, può riprendere anche in diretta l'evento. Se avete piacere di ospitare le nostre telecamere all'interno delle vostre manifestazioni, potete chiamare il numero che vedete in sovraimpressione, quello della nostra redazione 0541 22224. Oppure per le informazioni del caso, c'è un indirizzo di posta elettronica vigiate le rimini chiocciolalibero.it. Non c'è altro. Con la nostra informazione, vi ricordo domani, la settimana Fatti e Avvenimenti, la nostra informazione puntuale torna a partire dalle 19.30 lunedì. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.